Allora, mercoledì 24 luglio siamo in piazza San Giacomo in un locale allestito dove si presenta una mostra d'arte. Ci sono dei quadri esposti, ora cercheremo di capire di cosa si tratta. È una mostra organizzata da un'associazione e siamo qui con la signora Maria Policastro. Maria Policastro, che è la responsabile di un'associazione. Come si chiama la vostra associazione? L'associazione è Poliart. Poliart, dove opera questa associazione? È opera su Potenza. Su Potenza. C'è uno studio in Bianzio. Allora, ci dica un po', ci presenti questa mostra, allora. Come mai qui a Lauria, diciamo? Lauria perché ero sempre interessata a fare una mostra a Lauria, penso che una mostra del genere non è stata mai presentata con degli artisti abbastanza noti. Allora, ci spieghi un po' gli artisti e la mostra. Dunque, questo è un artista che si chiama Tardi, grande artista, in particolare... particolare per i nudi, insomma, quest'artista è molto... Sì. Stiamo parlando di stampe o di originale? No, questa è una litografia, mentre c'è un olio di fiume ed è una serigrafia. Questo diciamo, si presenta anche particolarmente bene, particolarmente vivace. Diciamo, hanno anche un valore importante, immagino, questi quadri. Il colore, insomma, come si vede dall'opera. Questa è una serigrafia su broccato. E questi sono anche quadri che sono esposti soltanto per, diciamo, in visione, sono anche in vendita? In visione, però se c'è qualche persona che è interessata può anche acquistare qualcosa. Poi c'è questo artista, si chiama Giorgio Forgione, è un artista romano, dipinge sempre, cioè su, con matita e carboncino. È un pezzo unico in pratica. Poi abbiamo Cleopazzo, questo clown, è un pittore pugliese, molto bravo, è rappresentato un po' in tutta Italia. Poi c'è Tofanelli, è un artista di Bustarsizio, e questa è un'opera particolare, è un olio sul legno. Passiamo poi a questa dominante blu. Questi Buratti, particolare per realizza sempre delle persone anziane, affettuose, si vede già da quest'opera particolare. Abbiamo ancora Fiume, poi c'è Marco Zambrelli, quest'opera è un artista pure del nord, dipinge in genere sempre particolari cesti di uva, fiori, molto bravo nelle sue particolarità e nei suoi colori. Allora, quando avete aperto questa mostra? Da quanti giorni? La mostra è stata aperta il 23. E si chiuderà il 28. Quindi fino al 28 luglio prossimo sarete aperti. Questa ancora è l'artista Giorgio Forgione, l'artista di quell'opera, quel carboncino che ho fatto vedere. Poi abbiamo Natale a Damiano, un artista di Milano, e un pastello. Poi abbiamo Treccani, Ernesto Treccani, scomparso 10 anni fa, un artista molto richiesto. Poi abbiamo Aligi Sasso. Diceva che questi sono quadri che sono esposti anche nella Galleria di Potenza. Sì, no? sì, nello studio. La Galleria ce l'aveva 18 agosto, ora c'è uno studio vicino casa. Per mia comodità, per meglio dire. Vuole dirci qualche altra cosa della sua associazione? No, non posso dire niente, che è stata realizzata da qualche giorno, quindi saprei pure poche cose veramente, perché si è interessato mio marito. Poi abbiamo Pierluigi Lomonte, un pittore potentino, molto bravo, quest'opera è realizzata sul legno. Ancora? Poi abbiamo Guttuso. Questa è una litografia. Sì, di Guttuso. E immagino che questa abbia pure un certo valore. Più o meno le quotazioni si possono dire. Questo Guttuso, quanto è quotato? 1000 euro, 1300. Circa sui 1000 euro. Per una litografia, quindi, di Guttuso. Che fece un grande artista inglese, scomparso da un po' di anni. Vediamo un nudo. Questo nudo di Costanzi, un altro artista molto bravo. Molto noto, insomma. Leggiamo Paschetta. Sì, poi c'è quest'altro, però molto bello. È un artista che preferisce sempre
rappresentare il mare, il cielo, i colori particolari. Poi abbiamo Missoni, dipingeva anche Missoni, si può notare anche dai colori. Questo ricorda, delle sue stoffe, ricorda un po', sì, diciamo, le sue maglie. E infatti, le sue stoffe che usava, sì. Poi leggiamo Angelo Favaro. Franz Borghese, un artista romano che è morto 4-5 anni fa, un artista molto, molto rappresentato da quasi tutti i galleristi, in Italia e anche all'estero. Poi abbiamo Angelo Favaro, che è un artista veneto. Questo, anche una personale a Potenza. Questo di Angelo Favaro è davvero, sì, particolarmente è bello, un olio su tela, diciamo, molto colorato, molto, molto bello. Colorato, molto bello, sì. Dal titolo Dopo la pesca. Sì. Stiamo completando la rassegna con... con Mastroianni, grande artista. Ovviamente è un omonimo, colore, perché Mastroianni, sì, sì, è un cognome di Laurino. Ho detto che di Laurino, infatti qualcuno ha pensato che fosse Mastroianni, che io non conosco qui a Laurino. Non conosco quasi nessuno. Lanciamo un appello alla famiglia Mastroianni per magari fare un investimento. Quanto costa questo Mastroianni? 600 euro. 600 euro? Sì. È realizzato su alto e basso rilievo, come si può notare. Qui abbiamo Talani, un artista di Firenze che si rappresenta da seggio, si vede. È quasi un autoritratto. Poi leggo l'uomo viaggiante. Poi c'è Cassinari. È pure un artista molto, molto noto, è scomparso quasi 20 anni fa. Sono dei graffiti. Sì, allora, come ha trovato la risposta qui, in questo viale di Lauria, diciamo, le visite? Insomma, cosa potrei dire? Di visitatori ce ne sono stati. Di acquirenti pochi, immagino. Acquirenti pochino, perché è stata aperta ancora da poco, sono ancora pochi giorni, quindi... Ci sono grandi interessi, questo già è qualcosa di positivo. Beh, ha scelto bene anche le giornate, in quanto sono giorni di festa, sì, sì, sì. In queste sere ci sarà, pensiamo, un buon afflusso di visitatori, in quanto è la festa patronale. Il disegno, disegnare, poiché dove... io sono di Rio Nero, sono nata a Rio Nero, e naturalmente allora non c'era vissuto d'arte, anche se poi dopo tanti anni ho ripreso gli studi, però non a Rio Nero, ma a Salerno. Poi in qualsiasi viaggio che facevamo in famiglia io mi occupavo sempre, mi piaceva notare sempre le gallerie, visitare le gallerie, le opere, per acquisire degli elementi più importanti dei pittori. E poi dipingevo proprio da piccoli, disegnini, così. Poi ultimamente sto facendo delle cose ancora più belle, però non ho il coraggio di metterle in esposizione, in qualcosa di personale. Ha fatto qualche volta appunto qualche personale? Di mie? No, assolutamente no. Quali sono i temi, diciamo, che i lei dipinge? I nudi, le donne, sì, mi piacciono molto i nudi. Immagino questi nudi sono, diciamo, avete delle modelle oppure vi ispirate? No, diciamo? No, cerco di tirar fuori qualcosa che mi piace, qualche ricordo antico, qualcosa da bambina, che mi è rimasto impresso, che sono a casa del medico, quei ricordi lontani. E nella storia dell'arte quali nudi sono quelli che più vi hanno colpito? Quelli di Purificato, un altro artista scomparso. E il fiume è stata sempre la mia passione, proprio da piccola. C'è tanti nudi. Mi piacciono gli espressionisti, cioè le espressioni, cioè i volti, quelli mi colpiscono. Ora sto parlando con lei, quindi noto un qualcosa di diverso magari dall'altro signore, c'è un particolare modo di esprimersi, di espressioni, uno diverso dall'altro ovviamente. Immagino in modo positivo, ecco. Nel suo salotto di casa quali quadri c'ha? E io a casa ho due fiumi, un nudo, una mia immaginazione, quindi non ho avuto nessun riferimento. C'è una novella parigina, non so se l'hanno sentita, una pittrice romana. Dunque, che c'ho più? C'ho Ugo Nespolo, un pittore di Torino. E tanti altri quadri che ho fatto io, cose così comunque.